cominciare, anche per non far attendere, ringraziare intanto il dottor Vittorio Peresi, sostituto procuratore, che ringrazio infinitamente per la sua presenza, malgrado i tantissimi impegni, l'Italia del tempo anche per noi, soprattutto in un momento come questo. Ringrazio anche Salvatore Borsellino che in questo momento ovviamente è arrivato a Palermo, lui impegnatissimo con la cinque staffetta di cui parleremo. E ringrazio anche Peppino Bianco e Luigi Lombardo. Peppino Bianco, giornalista del Fatto Quotidiano, insieme a Sandra Rizza hanno scritto ben 10 anni fa questo libro. E Luigi Lombardo, anche lui un amico che partecipa con noi in quanto un ispettore di polizia, quindi ti ho promosso ispettore di polizia che ci dirà la sua, quindi prima di noi ovviamente faccio moderatamente da moderatore, quindi ho poco da dire. Quel poco da dire che ho è che ringrazio intanto tutti voi di essere qui in una giornata così afosa e di caldo. La libreria è piccola, però ha delle grandi ambizioni. Grandi ambizioni, noi 9 anni fa abbiamo ho messo a frutto quella che è un'esperienza di 26 anni di lavoro per cominciare dai bambini. Se noi non cominciamo dai bambini a crescere dei lettori, la vedo dura che da adulti possono leggere un libro del genere. Andando qui al libro, io ho voluto fortemente, aspettavo da tanti anni che l'editore Chiare Lettere ristampasse questo libro, perché era doveroso, considerate che sono 10 anni che questo libro manca, e quindi considerate, faccio un piccolo ragionamento, chi 10 anni fa aveva mediamente 20 anni e oggi ne ha 30, sicuramente non ha letto questo libro. Questo è un fatto, a mio parere, da operatore del settore, da chi vende libri, un fatto abbastanza grave di disinformazione, ecco, dire questo, perché ognuno di noi ogni giorno si informa, legge i giornali, legge i libri, ma se i libri non esistono, noi abbiamo ben poco da leggere. E passerei la parola a Giuseppe Lombianco, intanto per un breve cenno su questo libro, e poi ovviamente passiamo la parola. Un breve cenno nel senso che ecco, a conforto di ciò che dico sull'assenza di questi 10 anni del libro, se ecco, appunto condividi il tuo pensiero. Non solo lo condivido, ma ti dico di più, cioè il libro è stato presente nella libreria nei 10 anni precedenti con 6-7 edizioni, credo addirittura, e adesso Chiare Lettere ha deciso di ristamparlo proprio perché vuole celebrare in questo modo il decennale della sua uscita e il 25ennale dalla strage di Via D'Amelio. Io questo libro l'ho scritto insieme alla collega Sandra Rizza in un momento particolare, perché da cronista giudiziario, ma credo di poter parlare pure per lei, voglio dire. Noi seguivamo le vicende giudiziarie a Palazzo di Giustizia nel 92 e lavoravamo all'agenzia ANSA. Nel momento in cui salta in aria un pezzo di autostrada e 57 giorni dopo salta in aria un quartiere di Palermo trasformato in una sorta di Beirut, ci siamo resi conto che tutto il materiale che si andava accumulando lavorando da giudici giudiziari a Palazzo di Giustizia non avevamo la possibilità di raccontarlo nei flash stringati di agenzia che costano di 24 video. E quindi abbiamo deciso nel 2006, subito dopo aver intervistato Rita Borsellino, che fu il primo momento, insomma, il primo libro che Sandra abbiamo scritto insieme, di raccogliere tutto questo materiale e di affrontare, diciamo, la vicenda umana di Paolo Borsellino anche sotto il profilo professionale e anche sotto quello istituzionale. È un libro che sostanzialmente racconta il sacrificio di un uomo che è una sorta, come dire, di sembra scritto da un tragediografo greco, diciamo. Il martirio di Paolo Borsellino sembra raccontato proprio da un tragediografo greco. E accanto alla storia di un uomo che consapevolmente va incontro al suo destino perché sa quello che gli sta per accadere,
attorno a lui si cominciano a svolgere dei fatti che sono fatti investigativi e quindi professionali, ma soprattutto fatti istituzionali che segneranno la storia di questo paese nel passaggio appunto dalla prima alla seconda guerra. Perché il libro credo al quale io sono legato maggiormente, il libro che ne ho scritti 6 o 7 di questi libri, e quello a cui sono più legato è proprio questo, perché la tragedia, il sacrificio umano di Paolo Borsellino ha segnato l'inizio del ventennio, del venticinquennio berlusconiano, ed è un venticinquennio che ancora oggi noi, secondo me, ne stiamo pagando assolutamente, come dire, tutti noi cittadini, le conseguenze. Io mi fermerei qua, poi do la parola a Salvatore. Certo. E ovviamente Salvatore, do a te la parola intanto a conforto, perché per te questo libro è, possiamo dire, un punto di partenza. Sì, questo libro è proprio un punto di partenza. Se non Peppino Lo Bianco e Sandra Rizza non avessero scritto questo libro, il movimento delle agende rosse che oggi insieme a me combatte per la verità e per la giustizia non esisterebbe. Non esisterebbe perché fu proprio questo libro che in qualche maniera mi spinse a ricominciare la lotta. Io venivo da 10 anni di silenzio, dopo quel giorno in cui, quel giorno era il 20 di luglio, quando mia madre aveva chiamato me, mia sorella Rita, e ci aveva detto: voi adesso andrete dovunque a parlare del sogno di Paolo. Ci disse: fino a quando qualcuno parlerà di Paolo, vostro fratello non continuerà a vivere. E io l'ho fatto per 5 anni, e l'ho fatto fino a quando avevo dentro la speranza che la morte di Paolo fosse bastata a cambiare tutto. Mi era sembrato che fosse così. Quello che c'era stato a Palermo, quello che era avvenuto ai funerali degli agenti di scorta di Paolo, ai funerali di Paolo, proprio la rivolta della gente, quella che sembrava essere la reazione dello Stato. I mafiosi erano stati presi da quelle celle dove si preparavano a festeggiare ancora una volta con aragoste e champagne la morte dell'altro nemico, loro nemico, dopo quella di Falcone. Furono presi e portati a Pianosa alla Sinara. Sembrava che ci fosse una reazione dello Stato. C'era la reazione della gente, i balconi di Palermo che si riempirono di lenzuola, e questo veramente mi aveva dato la speranza che la morte di Paolo da sola fosse bastata a cambiare le cose. Io ricordo, arrivai a dire, per me non è una bestemmia, che se Dio aveva voluto che Paolo morisse perché il nostro disgraziato paese potesse cambiare, io ringraziavo Dio di averlo fatto morire, perché sapevo che quello era il sogno di Paolo, e sapevo che Paolo, dovunque si trovasse, sarebbe stato felice di vedere che, anche se grazie alla sua morte, il nostro paese stava cambiando. Per 5 anni sono andato nella scuola a parlare di speranza ai ragazzi. Ho girato tutte le scuole e parlavo di speranza. Quando poi mi sono accorto che quella che mi sembrava essere lo sparire dell'indifferenza, quella che mi sembrava essere la reazione dello Stato, da un lato l'indifferenza cominciava a rimontare, dall'altro lo Stato cominciava a pagare le cambiali di quella scellerata trattativa che era costata la vita a mio fratello, perché per questo è stato ucciso Paolo, perché con Paolo in vita quella trattativa non avrebbe potuto andare avanti. E quando mi sono accorto, quando ho perso la speranza, ho ritenuto di avere anche perso il diritto di parlare in nome di quel mio fratello che la speranza aveva mantenuto fino all'ultimo giorno della sua vita, tanto da scrivere nella sua ultima lettera, scrive parole come che sembrano assurde. La persona che sta per morire, che sa che a Palermo è arrivato l'esplosivo che servirà per lui, e scrive: sono ottimista. Sembrano le parole di un pazzo, ma non sono le parole di un pazzo, sono le parole di una persona che fondava la sua speranza sui giovani, e come dice: quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto. Questa era la speranza di Paolo. Io invece avevo la speranza, la mia era una speranza più egoistica. Paolo era una speranza di amore, come tutta la vita di Paolo è stata improntata all'amore, le sue scelte di vita, tutto. La mia era una speranza di riuscire io a vedere la verità, di riuscire io a vedere giustizia. Quando ho perso questa speranza ho smesso di parlare, e per 10 anni non ho più parlato. Sono stati i 10 anni peggiori della mia vita. Quando non hai più speranza sei come morto, quando non hai più sogni sei come morto.
intanto però cercavo di capire, cercavo di leggere, sulla rete andavo a cercare tutte le persone che parlassero sulla rete di quelle cose di cui i giornali non parlavano, e quando a poco mi sono reso conto, diversamente da come avevo creduto fino a quel momento, fino allora avevo creduto che si trattasse solo di negligenza dello Stato nel proteggere Paolo, quando invece mi sono accorto che c'erano pezzi dello Stato deviato che avevano collaborato a preparare quella strage, allora la mia rabbia ha cominciato a salire, ha cominciato a diventare incontenibile, e questo è stato uno dei libri, ce n'era un altro, ma questo è stato fondamentale. L'altro era quello, non ricordo più, era un giornalista di Repubblica, era Falcone e Borsellino, Misteri di Stato. Due giornalisti di Repubblica, Bellavia e Palazzolo, sì. Sono stati questi due libri, ma questo fondamentalmente perché per come, anche per come è scritto, perché fa il diario di tutti i giorni, di tutto quello, questi, qui ci sono tutto quello che io non conoscevo, non sapevo, non, io vivevo a Milano, non avevo potuto vivere tutti questi giorni, tutte qui, ho cominciato a leggere, intanto cominciavo a capire, e da questo nasce la mia rabbia, la mia voglia di ricominciare a lottare, la ricerca sulla rete di persone che volessero lottare insieme a me. Andavo anche, c'era il sito, era un sito www.marcotravaglio.it, che non era di Marco Travaglio, era dei fan di Marco Travaglio che però parlavano già di trattativa, discutevano, ed è da questo libro, da queste rete che ho trovato tutti quei ragazzi che oggi erano in tante parti d'Italia. Uno dei quei ragazzi che insieme a me ha fondato questo movimento era Marco Bertelli, era a Düsseldorf, faceva un dottorato di ricerca, però sulla rete ci siamo messi in contatto, si faceva chiamare su quel sito Nonnomino 85 o qualcosa del genere, e altri con cui abbiamo cominciato a parlare, a discutere, e da lì è nata quella mia lettera aperta, 19 luglio 1992, una strage di Stato con quale è cominciata la mia lotta, e quella lettera nasce proprio da questo libro. La Gente Rossa, gli iscritti al movimento sono 9.000 in tutta Italia, però 9.000 di cui diciamo una parte sono attivi nei gruppi che sono nati in ogni parte d'Italia, ognuno intitolato a una vittima di mafia, solo che all'interno di questi gruppi ci sono, come sempre succede, ci sono le persone che veramente attive, che sono quelle che mi hanno aiutato a mettere in piedi questa staffetta con la quale ciclistica che riporta simbolicamente la Gente Rossa da quella città dalla quale io per prima andai, quando abbandonai la mia città, quando andai via dalla mia città, Ivrea. E da quella via sta simbolica, da quella città sta simbolicamente riportando la Gente Rossa a Palermo, e tutti i gruppi di Gente Rossa sparsi in tutta l'Italia, ce ne sono dappertutto. Questa è la cartina dei gruppi che sono sparsi in tutta Italia e che stanno seguendo questo ciclo staffetta che lungo tutta l'Italia sta riportando la Gente Rossa a Palermo. E sì, diciamo attivi, non so se ci saranno 700, non so, forse più, forse meno, ma ce ne sono tanti, soprattutto in certe città come Torino per esempio, ci sono dei gruppi come Grosseto, ci sono dei gruppi di Gente Rossa attivissimi, spesso sono gruppi di Gente Rossa fatti magari da solo due o tre persone, come quello di Grosseto, ma sono due persone che come Patti e Guido, che sono capaci di rivoltare il mondo, proprio di mettere in piedi qualcosa di eccezionale. Quindi importante non è il numero, l'importante è la passione che sia nel cuore e la voglia che sia di verità e di giustizia, questo è soprattutto importante. La presenza del dottor Tedesi mi dà una mano, ovviamente il tema di cui partiamo, che è la Gente Rossa, è svolgimento libero del dottor Tedesi, nel senso che non oso fare domande sul processo, visto che si parla trattativa Stato-mafia, che
che si celebra a Palermo, di cui pochi ascoltano, qualcuno scrive, quindi devo dire anche grazie, leggiamo alcune righe sul quotidiano, sul Fatto Quotidiano, dopodiché la stampa ignora, e questo diciamo da lettore di giornali devo dirlo, cioè nel senso che al di là della conoscenza dei rapporti amichevoli con voi, l'anno scorso è stato qui il dottor Di Matteo, diciamo qui voi siete di casa, ma perché, come dice Salvatore, è la passione che ci muove ovviamente a ognuno di noi per il lavoro che fa, di sviluppare idee e fare camminare le famose idee attraverso le gambe, o attraverso anche in questo caso la pedalata. Dottore Teresi. Ma intanto io credo che sia doveroso da parte mia, non doveroso, perché lo sento profondamente, ringraziare Giuseppe e Sandra per aver scritto questo libro. Perché è un libro che, come già ha detto Salvatore, riporta in maniera minuziosa la cronaca di quella parentesi incredibile per la storia d'Italia, da Capaci a Via D'Amelio. E per me è particolarmente importante averlo riletto, perché io c'ero prima di Capaci, io c'ero già, io arrivo a Palermo in procura nel 1987, ero già stato d'auditore, il mio primo atto d'auditore fu la camera ardente per il procuratore Costa, e poi via via tutte le altre. E quindi leggo queste cose e rivivo al mio interno gli sguardi sgomenti, i sentimenti, le mezze parole, i dispiaceri. Io ero di turno il giorno in cui fu letta la sentenza del primo maxi processo. Nel dicembre dell'87 io sostituto di turno, quindi andai su incarico del procuratore a Laura Bunker, perché il sostituto di turno aveva il dovere di firmare le scarcerazioni degli eventuali imputati che fossero stati assolti e quindi dovevano essere scarcerati. E ce ne furono alcune diverse, uno di questi venne scarcerato e poi ucciso davanti a un cerdone appena il tempo di comprare i dolci per la tua famiglia. E lì però quel flash mi ricorda gli occhi vispi, allegri, felici, quella sentenza sembrava un punto di non ritorno, finalmente. Sembrava una svolta definitiva. Poi i giorni dello scoramento, i giorni della preoccupazione dopo Capaci, preoccupazione che era più dei sostituti vicini a Paolo che non di Paolo. E io ricordo una furibonda riunione fatta nel nostro ufficio, l'assemblea, anzi della riunione della direzione distrettuale antimafia, con il primo procuratore nazionale antimafia, che al di là di questo credo che non abbia lasciato nessun'altra traccia di sé in quell'ufficio, e noi, ricordo io, Antonio e altri non moltissimi colleghi, dicevamo al procuratore nazionale che avremmo rinunciato alle nostre scorte pur di rafforzare la scorta di Paolo Borsellino. E ricordo che ribadì un concetto che poi ebbi modo di ripetere qualche ora dopo la strage di Via D'Amelio. Il concetto era quello della evitabilità, a mio modo di vedere, della strage di Capaci, almeno delle modalità con cui essa fu consumata. Perché voglio ricordare che Giovanni Falcone fino a qualche mese prima aveva nel suo dispositivo di sicurezza non soltanto le tre auto blindate e l'auto di staffetta,
ma aveva anche l'elicottero che lo accompagnava nei tragitti via terra dall'aria per tenere sotto osservazione il percorso dell'auto di Falcone delle scorte. È evidente che se un elicottero a bassa quota avesse sorvolato l'autostrada, nessuno si sarebbe potuto permettere di stare nella casupola a 150 metri e schiacciare il pulsante, perché sarebbe stato visto, sarebbe stato notato. Quindi la strage si poteva fare, ma si poteva fare diversamente. Potevamo rendere la vita un po' più difficile. E poi dopo Capaci ancora di più, perché è notorio che la scorta di Paolo aveva chiesto insistentemente che fosse messa la zona di rimozione sotto casa, in via D'Amelio, sotto casa di Rita, cosa che non avvenne mai. Si poteva rendere la vita più difficile a costoro, si poteva rendere più complicato, e rendere una strage più complicata vuol dire rendere meno sicuri gli esecutori della strage. Vuol dire rendere più vulnerabili gli esecutori della strage. E tutte queste considerazioni noi facevamo in tutti questi giorni ripercorsi con dovizia di particolari da Giuseppe Robbianco e Sandra Rizza. Manca un capitolo, che è un capitolo mio molto personale, del quale è uno dei pochissimi vanti dei miei rapporti con Paolo, che è quello della mattina del 18 di luglio di sabato. Eravamo entrambi in ufficio, io ero di turno, eravamo stati nella sua stanza a parlare delle indagini su Agrigento dopo l'omicidio di Guazzelli, del significato che poteva avere questo omicidio, di altre vicende, e io andai via intorno all'una e mezzo, andai nella mia stanza. Lui poi, prima di andare a casa, ripassò dalla mia stanza a salutare, cosa che non aveva fatto mai, anche perché la mia stanza non era il passaggio verso l'uscita dalla sua, ma bisognava fare un giro più lungo. Lui fece questo giro, cercò di me, di Antonio Ingroia, di Teresa Principato, ma ero presente solo io, quindi mi bussò, io me lo trovai davanti, ci abbracciamo, ci salutammo, ma la cosa mi meravigliò. E poi l'indomani, forse l'indomani capì il motivo per cui era passato a salutare. E ripeto, anche i giorni successivi alla strage di D'Amelio, ricostruiti in questo libro, continuano a farmi sanguinare le ferite che si sono aperte. Dovremmo scrivere qualche cosa forse in relazione a quello che fu quell'impatto violento e doloroso, anzi no, quell'impatto di grande rabbia contro il procuratore Giammanni. E fu un atto di reazione molto forte, molto duro, di un manipolo di magistrati della Procura di Palermo, della Direzione Distrettuale Antimafia, che dissero basta. Noi conoscevamo perfettamente quello che era successo, quello che via via nei giorni precedenti era successo nella stanza di Gianmanco, contro Gianmanco e prima ancora contro Giovanni Falcone. Quindi gli demmo un ultimatum: o vai via tu o andiamo via noi dalla Direzione Distrettuale Antimafia. E immaginate che la neo costituita Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che era e continua a essere la più importante d'Italia, era un fatto politico estremamente importante e significativo. Quindi scrivemmo un documento molto duro, lo firmammo in 6 e mezzo, vorrei dire, perché il settimo sarebbe immediatamente, voleva firmare solo fino a un certo punto. 7 e mezzo. Ah, 7 e mezzo. E poi il procuratore, ovviamente, prima di darlo ai giornalisti, che ci avrebbero pagato coperto d'oro per averlo per primo il documento, abbiamo ritenuto doveroso andare a consegnare nelle mani di Giammanco. Quindi andammo in corteo per questo villino vicino Punta Raisi, dove lui si fece trovare al letto boccheggiante,
che mi sono rovinato da una micro, da una motovedetta che andava, mentre Paolo non aveva neanche il coso, lì c'era una motovedetta che andava davanti e indietro. E allora stentò a leggere questo documento perché era troppo prostrato. Io ritengo dalla morte di Lima, ma è una mia. E poi quella volta abbiamo vinto noi, ovviamente è una vittoria di Pirro, perché poi le fila dei nostri avversari si sono nuovamente serrate. Ha ragione Salvatore, quando ci furono i moti di piazza, no? Quando ci fu la reazione forte ai funerali degli agenti della scorta e di Paolo, quando ci furono le manifestazioni, quando ci furono i cortei, quando ci furono i giovani per strada, e quando finalmente quella notte stessa i mafiosi vennero presi di peso e portati all'Asinare a Pianosa, noi eravamo convinti che ci fosse la reazione dello Stato irreversibile. L'approvazione delle leggi, del decreto che Giovanni Falcone aveva voluto, quindi il 41 bis, la legge sui pentiti, lo scioglimento dei comuni, tutte quelle leggi che servivano come strumenti indispensabili ogni giorno per il contrasto giudiziario alla mafia, erano stati approvati. Avevamo gli strumenti. E lo Stato sembrava compatto in questa reazione. Poi avvenne qualcosa per cui improvvisamente la determinazione dello Stato a continuare a fornirci gli strumenti e la determinazione dello Stato ad appoggiarci e soprattutto a mantenere un profilo altissimo di rigore contro i mafiosi calò improvvisamente dopo le stragi del continente del 93. I fatti sono tutti legati. Qualcuno nello Stato venne ricattato e venne convinto da qualcuno che pure appartiene alle istituzioni a cedere al ricatto per abbassare il livello, perché ci voleva un momento di dialogo. Un momento di dialogo. Dopo le stragi, badate bene che non ci furono solo le stragi. Il 93 inizia con due omicidi di agenti di custodia, uno dei quali aveva fatto lavorava alla Sinara, perché bisognava dare un segnale. Il 93 è l'anno del declino, è l'anno in cui si cede al ricatto. Facciamo un lungo salto e andiamo ai nostri giorni, perché in questo momento io ho un forte sentimento di scoramento, sia per le vicende personali, diciamo professionali, che generali, perché nel libro si rievoca con grande efficacia la sera del 25 giugno del 92 alla biblioteca comunale. È la denuncia del Giuda di Paolo Borsellino. Quel Giuda, anche con il concorso della corrente di sinistra, cioè, che quella che una volta io pensavo fosse la corrente di sinistra della magistratura, è stato nominato procuratore aggiunto della Cassazione. Forse questo non tutti lo sanno. Ragione per la quale io mi sono dimesso da magistratura democratica dopo una militanza di 30 anni, perché si è persa la memoria, perché si è perso il senso dell'importanza di certe nomine. Ed è quella Cassazione che ha avallato quella scandalosa decisione della CEDU che riguarda la sentenza contraria.
In questo momento quello secondo me è il punto più basso del contrasto giudiziario. È una vicenda estremamente tecnica, ma basato su un equivoco e su una ignoranza dei fatti che grida veramente vendetta. E finché lo dice la CEDU, che è un organismo che è stato mal informato, so anche da chi, lo posso capire. Ma quando la stessa Cassazione parla della costruzione giudiziaria come esclusivamente come strumento costruito dalla giurisprudenza del reato di 110-416 bis, cioè di concorso esterno in associazione mafiosa, allora non mi ci ritrovo. Vorrò leggere le motivazioni naturalmente, ma dall'altro lato non c'è rimedio ormai. La sentenza di condanna di Contrada è stata non annullata, è stata annullata la condanna e non ci saranno più gli effetti penali della condanna. Lo Stato dovrà pagare il risarcimento a Contrada per la carcerazione subita in 10 anni di pena scontata, ma nessuno dice che tutti i singoli fatti di reato che sommati tra loro in una lettura logica hanno costituito il reato di concorso esterno, tutti quei fatti nel merito non sono stati toccati dai giudizi né della CEDU né della Cassazione. Cioè i singoli fatti di favoreggiamento di Riina, di informazione ai mafiosi delle operazioni, della vicenda Torioli, della vicenda di cui parlava Palazzolo con Giovanni Falcone, tutti i fatti che sono stati ricostruiti nella sentenza, dico tutti, sono assolutamente confermati. Tutti quei singoli fatti costituiscono di per sé reato, nel senso che o sono favoreggiamento personale, o sono favoreggiamento reale, o sono fuga di notizie, eccetera, eccetera, cioè rivelazione di segreto di ufficio, eccetera, eccetera. Però nella costruzione accusatoria, siccome questi fatti avevano un fine secondo, oltre a quello di essere compiuti in sé, il fine secondo era quello di agevolare Cosa Nostra, e quindi si è contestato il reato di concorso esterno. È caduto per ragioni davvero difficili da spiegare a un pubblico non tecnico, e ci dobbiamo aspettare che avverrà la stessa cosa con Dell'Utri. Le conseguenze, le ricadute di questa sentenza sono di una gravità straordinaria, e allora mi fa ancora più male, veramente mi sanguina il cuore, a ripensare a quei giorni, a ripensare a quelle morti, quando oggi, nel 2017, siamo arrivati a questo punto e la gente si scandalizza per 4 sceni che spaccano la testa a Falcone alla scuola di Mosè. Per carità di Dio, una cosa sicuramente riprovevole, ma che i giornali scrivano di questo e non tentino invece di spiegare tecnicamente che cosa è successo in Cassazione, forse è un fatto veramente grave, forse dà la misura netta dello scollamento totale, e che non parlano del Borsellino 4 che c'è oggi tra il tentativo di contrasto ormai portato avanti da pochi pazzi, pochissimi e sempre più pazzi, magistrati che si occupano degli ultimi scampoli di processi che sono rimasti, e che certamente non hanno portato, per quanto mi riguarda, nessun beneficio di professionale o economico alla mia attività. Scusate la lunghezza di intervento, grazie.
delle domande. Suona minaccia. Qui i sostituti procuratori li interroghiamo. Che è una buona cosa, dovremmo abituarci. Luigi Lombardo, io l'ho voluto fortemente qui con noi questa sera perché ovviamente parliamo di Giorgio Falcone, di Paolo Borsellino, di magistrati che a tutt'oggi hanno la nostra stima altissima, non perché siete qui presenti, in questo caso il dottor Tereschi, ma con tutti quelli che ho avuto il piacere di conoscere c'è intanto un rapporto umano, dottor Tereschi, quindi diciamo questa è la base. Questa è la base per quello che ha creato lo Salvatore, tutti noi, cioè un collegamento a livello nazionale, di gente che la pensa alla stessa maniera. Ma come Salvatore spesso ci ricorda, gli agenti delle scorte, sia della strage di Capaci che per quella di Via D'Amelio, hanno dei nomi e dei cognomi, vengono chiamati genericamente scorte. Io ho avuto personalmente l'occasione di riconoscere ancora oggi, ovviamente aver creato dei rapporti amichevoli con alcuni degli uomini del dottore Di Matteo, ma con altri che noi vediamo ogni giorno, e con altri abbiamo dei rapporti personali. Io l'anno scorso qui ho voluto presentare il libro su Emanuela Loi, grazie anche alla partecipazione di Salvatore, per molto Salvatore l'anno scorso, perché Emanuela Loi, il libro di Emanuela Loi è un libro che tutti i bambini e i ragazzi possono leggere già dagli 11 anni ai 99 anni, io dico, perché questo libro è un libro molto importante, parla di una ragazza che vince il concorso di polizia e viene mandata a Palermo. Palermo in quel periodo era Beirut, e per una donna giovane che vince un concorso di polizia e viene mandata a Palermo, era stata assegnata qui alla sezione del commissariato di Via Rimondi, perché mi sono informato con la dirigente e ci ha detto l'anno scorso Emanuela Loi è stata qui al commissariato di Via Rimondi e poi è passata alla sezione scorte. E quindi io ringrazio Luigi Lombardo, a cui anche qui il tema è sempre l'agenda rossa di Paolo Borsellino, ma ovviamente qui siamo un pugno di amici con un tema libero, un tema sentito da quello che è l'emozione, ma ovviamente ringrazio te per la tua presenza, ma ringrazio anche le persone, i fra virgolette angeli custodi, che noi abbiamo anche qua fuori, che io ringrazio, quelle persone che ogni giorno fanno il loro servizio uscendo da casa con i fra virgolette rischi di cui non ci parli. Grazie a Lucio. Grazie a te per quello che hai fatto, perché ci hai invitato già qualche volta che veniamo a parlare. Devo ammettere che prendere la parola dopo gli interventi di Salvatore, del dottore Tereschi e dell'autore del libro è veramente, diciamo, complicato, anche perché parliamo di persone che hanno vissuto in maniera chiaramente intensissima quei giorni. Io li ho vissuti da studente, perché erano gli anni in cui ci affacciavamo un pochettino alla vita, facevamo gli ultimi anni di scuola superiore, i primi di università, e nel corso degli anni molti di noi erano presenti all'ultimo discorso di Casa Professa, molti di noi sono stati presenti alle manifestazioni di piazza, e gli anni poi ci hanno portato a prendere delle scelte che sono state delle scelte di vita con alcuni colleghi, amici, abbiamo fatto un percorso insieme e ancora oggi ci definiamo i figli delle stragi, perché cos'è che portava qualcuno di noi a lasciare quello che in quel momento avevamo fatto nella vita fra studi e impegni e decidere di indossare una divisa? Furono le stragi, perché ognuno di noi sentì fortemente quella cappa che ci stava asfissiando. Io comprendo il dolore, ma anche la speranza nella parola di Salvatore quando dice: se quella morte è servita per fare l'elettroshock alla Sicilia, svegliarla, allora forse ha un senso. E io da quel senso
voglio partire, perché lo dicevo poco fa a lui che mi sta accanto, quando si rileggi questo libro e hai fatto già 20 anni della tua vita da poliziotto, probabilmente lo rileggi con una consapevolezza che acuisce una forma di dolore che negarlo sarebbe una bugia a se stessi. Quando un uomo dello Stato, e sono convinto con un pizzico di presunzione, ma perché so che parla con cuore, di interpretare anche un po' i pensieri del dottore Teresi, dice o sente strage di Stato, comincia a sanguinare. Perché chi ha giurato fedeltà allo Stato, servizio della gente, se deve pensare che altri uomini dello Stato hanno deciso della vita del cui colleghi, così come oggi potrebbero decidere della tua, allora quella famosa domanda, ma chi me lo fa fare, diventa così potente che ti impedisce anche di respirare. Solo che qualcuno molto importante, diciamo, diceva che i sognatori hanno avuto dalla sorte un dramma enorme, che è quello di non riuscire a rassegnarsi. Lui lo considerava un dramma, in parte forse lo è, io lo considero un pregio assoluto. E sono convinto che se tante persone sono in questa stanza a sfidare il caldo, come dicevi tu, probabilmente perché ci credono ancora che qualcosa si possa fare. E io dico di più, qualcosa è stato fatto. Leggo nel libro un capitolo quando esplode la protesta ai funerali. Dirò, questi 2 mesi narrati nel libro sono una sorta di spirale, sono un vortice che piano piano, fra un'intervista, un appunto, un ricordo, ti trascinano in maniera quasi inesorabile verso una verità che all'inizio è un po' impalpabile, ma poi la senti che c'è. Io mi rifaccio un po' agli insegnamenti dei miei nonni con cui sono cresciuto nei primi anni della mia vita. Mia nonna mi diceva sempre una cosa, che la verità è un po' come una moneta d'oro. L'oro è un materiale nobile perché è incorruttibile, non reagisce con altri elementi. La si può infangare, imbrattare, nascondere, ma poi basta una raschiata e ora è ora. Se la verità c'è, è destinata a venire fuori. Non potranno trattenerla ancora a lungo, anche perché a Morsi, a Strappi e a Brandelli gran parte adesso è venuta fuori. Tutto ciò che si sussurrava impalpabilmente adesso viene reclamato. È chiaro che poi ci sono mille definizioni di questa verità, che tanti nomi, che probabilmente quando il disegno complessivo sarà fatto pochi o pochissimi potranno ancora pagare per quello che hanno fatto, ma i conti con la storia in qualche modo si saldano sempre. I latini usavano una parola per tradurre la parola storia, che non era solo storia, era anche memoria. Ciò che noi oggi usiamo come memoria è il sinonimo della parola storia per gran parte delle accezioni che questo termine ha. E da quando ho avuto il piacere, la fortuna e la possibilità di occuparmi del sindacato di polizia, di cui oggi sono il rappresentante a Palermo, il mio tentativo costante, ed è quello che poi ci ha portato a incontrarci con Salvatore nel cammino comune che da qualche anno facciamo, loro con le agende rosse, noi con i nostri movimenti, ragazzi che giriamo le scuole, spesso ci siamo anche incontrati nelle scuole a parlare con i ragazzi, ma lo facciamo sempre, l'abbiamo fatto durante tutto l'anno. Ciò che ha animato i miei sforzi è la restituzione della memoria. Tutti abbiamo in mente cosa è successo quando esplode la polemica, i fischi e i politici. Forze dell'ordine ci inturano perché non tutti possono entrare ai funerali e allora si sente una voce, fateci caso, nei filmati di una donna che grida: quelli sono i nostri morti. Per tanti anni, troppi, si è commesso l'errore di considerare quelli come i morti della polizia. Io ritengo che Agostino Catalano, Walter di Cosina, Vincenzo Rimuli, Emanuela Loi, Claudio Traina non siano i morti della polizia.
ma siano i figli e i fratelli di tutte le persone che sono in questa stanza. Perché nessuno si può impadronire della memoria comune, meno che meno quando questa memoria è imbrattata del sangue innocente. Il motivo per cui qualche anno fa, forzando i protocolli, e io so quanto può essere stato un attimino complesso, siamo riusciti a fare in modo che i nostri amici delle Agende Rosse venissero all'interno della nostra caserma e vivessimo un momento di memoria insieme. Quello fu un momento importante per chi ha sempre creduto nella restituzione della memoria, perché ci siamo abbracciati davanti a quella lapide che c'era nel parto scorte, e quell'abbraccio, lontano dall'essere una passerella mediatica, una sovraesposizione del dolore, era sinceramente una memoria comune. Ed era quella volontà di chiudere quel cerchio che in qualche modo si era aperto e per tanti anni non riuscivamo più a chiudere. Perché vedete, è fuori di dubbio, e oggi negarcelo probabilmente sarebbe uno scempio storico, che per anni si sono consumate delle fratture tra il mondo sociale delle forze dell'ordine e la società civile, che è stata una frattura che, io dico, è stata, come dire, in qualche modo strumentale a un certo tipo di potere, perché il sogno che ha un ragazzo a 20 anni, chi ha una sua esperienza di studio, una sua esperienza di vita, è vedere un cordone di solidarietà tale, forte, di come dire, obiettivi comuni fra gente e polizia, gente e forze dell'ordine, tale che quando un ministro, chiunque esso sia, che probabilmente non ci ha messo il becco di un quattrino per anni e costringe i ragazzi a uscire con mezzi fatiscenti, con divise che non arrivano e che praticamente, ma non è questo il momento forse di parlare di queste cose, dall'alto della sua cattedra ministeriale dice: i miei uomini, a me piacerebbe che uno qualunque di voi dicesse: no caro, quelli sono i nostri prima di essere i tuoi. Questa è la restituzione della memoria. Ma questo scollamento ha fatto in modo che dei personaggi, a mio avviso, abbastanza squallidi, che nulla hanno a che vedere con le forze di polizia per il loro vissuto, per quello che sono, oggi quasi quasi pubblicamente si hanno il diritto di essere nei paladini, cosa che non possiamo consentire. Ma da una parte noi ci dobbiamo mettere il nostro, parlo come sindacato che rappresenta la parte sociale delle forze dell'ordine, dall'altra è pur vero che forse una parte della società civile quegli spazi vuoti li ha lasciati, lasciando che chi non avesse titolo li potesse occupare. Forse era tempo di chiudere veramente queste faccende, forse era tempo davvero di poter guardare orizzonti comuni. Ed ecco perché, come ho avuto la possibilità di dire qualche anno da Via D'Amelio, a cui non riesco a pensare senza emozionarmi, quello non è, io non lo vedo come un luogo di morte, ma per me Via D'Amelio è il posto di vita per eccellenza. Chiunque ha avuto l'onore, così come quello che mi è stato dato, di dire due parole parlando da quel palco accanto a quell'albero di olivo in piazza in Via D'Amelio, dottore Delesi, colori al lutto non ce n'erano, c'era un tripudio di colori bellissimi, era un tripudio di colori bellissimi, e io oggi posso pensare che quello non è il posto dove sono morti uomini, ma è il posto dove è cominciato l'inizio della fine di una mala pianta che in un modo o nell'altro riusciremo a sconfiggere, perché sennò non ha senso niente di quello che abbiamo fatto, e neanche il sangue dei colleghi, e io questa responsabilità non me la voglio prendere. Beh, da cittadino per il lavoro che io svolgo da 26 anni, cioè lavorando con i libri, con la carta stampata, di cui ancora mi piace sentire l'odore, e tu mi comprendi, il cittadino si ritrova a fare, ecco,
come dire, un'operazione di puzzle, ecco, prendiamo questi pezzi, come fa un bambino, a 100 pezzi del puzzle, e vorremmo cominciare a delineare la figura. La cosa mi ha fatto veramente molto arrabbiare, ci ritorno, perché noi siamo 10 anni che noi siamo senza un libro di questo genere, caro Giambino. E allora il cittadino comune che vuole informarsi, vuole sapere, se poi non ha gli strumenti, perché quello è il problema, cioè noi non abbiamo poi a un certo momento gli strumenti, cioè nel senso che non esisteva questo libro, io ho la fortuna di averlo letto nel 2007, molti altri non ce l'hanno, non si può creare una coscienza. Allora io dico, il lavoro del magistrato, il lavoro del poliziotto, quanto libertà abbiamo, in quanta libertà ancora possiamo credere, ecco, dal tuo punto di vista di giornalista, di cronaca giudiziaria, ma in generale, ecco, della libertà di stampa, perché quella secondo me è la cosa fondamentale. Cioè oggi, lo dico dichiaratamente, una giornalista di una radio poco fa mi ha mandato un messaggio, Salvatore, mi ha detto che sull'argomento di oggi non potevano scrivere dalla radio. Non ho osato neanche rispondere, risponderò con calma. Io non sono un paladino della giustizia, io non sono una libreria antimafia, è un impegno sociale, come cittadino che decidi di stare a Palermo, di vivere a Palermo, o ti imbocchi le maniche per essere memoria, continuare a parlare di certi argomenti, soprattutto ai bambini, perché io attraverso i libri parlo e vorrei dire che, perché non vorrei essere, ecco, tiro fuori un altro, il dottor Teresi. Ho disturbato Salvatore Borsellino, che mi è stato presentato da Rosanna Melilli, coordinatrice della Legge del Rossi. Io sono andato in Piazza Meglio, disse a mia moglie che eravamo al mare, io quest'anno devo andare in Piazza Meglio. Mi fu presentato questo libro pubblicato da Einaudi, quindi non una casettrice così, e usciva questo libro. Dopo 24 ore, quindi il 20 luglio, andai a trovare la casa di Paolo Salvatore e dissi: dottore Borsellino, vorrei presentare con lei questo libro. Era appena 2 anni fa, è un libro che si dà ai bambini dei 7 anni, per cominciare a introdurli chi sono stati i giovani fattori Paolo Borsellino. Lo ha scritto Francesco D'Adamo, che è un grande scrittore, che ha scritto la storia di Iqbal, il bambino pakistano ucciso, il venditore di tappeti, quindi un grande scrittore, che mi mandò un'email 2 anni fa quando noi ci ritrovavamo qui in libreria a parlare di questo libro, e non parlavamo di morte ma parlavamo di vita. Salvatore ci parlò del suo rapporto con Paolo da fratelli, e quella fu una bella presentazione. Bene, dopo 2 anni io ho una amara constatazione, che sono la libreria che ha venduto più copie a Palermo di questo libro. Una libreria di circa 40 metri quadri, minuscola, che nessuno spesso conosce, dove la libreria tante storie. Ma sai, attraversa, oggi da ora a questa parte dico che siamo a 100 passi dall'albero Falcone, forse rimane un po' più, ecco, così ricordo Pepino impastato, i 100 passi e metto insieme le cose. Però ritorno alla domanda, perché fai un mestiere, una professione che dà voce a chi questa voce spesso non ce l'ha. A che punto siamo sulla libertà di stampa, su quanto possiamo continuare a leggere? Se qualcuno come te, come tanti altri, come te, possono continuare a scrivere. Guarda, ti rispondo subito. Noi abbiamo un'associazione che si chiama Memoria e Futuro e cerca di ricostruire pezzi della storia nazionale attraverso la rievocazione di fatti accaduti anni fa, e cerca di riprenderli, intanto di fare parlare i familiari delle vittime, ma poi di riprenderli e di ricostruirli secondo, come dire, punti di vista diversi, mettendo in luce anche cose che magari allora non erano state valorizzate e che invece noi, leggendo gli atti processuali, scopriamo che hanno avuto prospettive ed esiti del tutto diversi. Se io dovessi valutare ora il livello di libertà di stampa dei 25 anni del... Lo devi tenere solo vicino. Sì. Ok. Nei 25 anni del ventennio berlusconiano, ti direi che noi abbiamo mandato un ragazzo con una telecamera all'Università di Palermo, dopo che avevamo visto il sondaggio commissionato da Vito Lo Monaco del Centro Pio La Torre,
fatto a una serie di ragazzi delle scuole medie, ma anche del liceo, molti dei quali avevano risposto che Falcone e Borsellino erano un aeroporto. Alla domanda chi erano Falcone e Borsellino, erano un aeroporto. Allora abbiamo voluto provare, come dire, la sensibilità, la conoscenza degli studenti dell'università, cioè di quelli che avevano invece una formazione superiore, più alta, eccetera. Ebbene, alle domande su chi era Pio La Torre, come è morto Piersanti Mattarella, che cosa è successo in Via Fani il 9 maggio 1978, abbiamo ricevuto, le abbiamo tutte in video, le risposte, diciamo, più strampalate, più... ed è stato molto, 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 devo dire, agghiacciante, diciamo, da questo punto di vista. Quindi se devo valutare il tasso di informazione, la qualità dell'informazione in questi 25 anni, io direi che, come dire, abbiamo perso una partita. Io, per quanto mi riguarda, ho fatto il mio mestiere prima all'agenzia, prima ancora al giornale L'Ora, poi all'agenzia ANSA, e adesso lo faccio al Fatto Quotidiano, e ho sempre, come dire, mantenuto tassi di libertà assolutamente, come dire, compatibili con l'idea che io ho del mio mestiere, nel senso che se non avessi avuto questi spazi di libertà avrei fatto un altro mestiere. Però io non posso non dire che in Italia il racconto dei fatti viene fatto, quello che non viene fatto è la contestualizzazione dei fatti stessi, perché non basta raccontare il fatto, bisogna leggerlo in un contesto, bisogna collegarlo, bisogna spiegarlo, e allora lì è soltanto una piccola pattuglia di giornalisti d'inchiesta che ancora resiste in qualche modo e che ancora riesce con sempre maggiore difficoltà e con sempre meno giornali a garantire questo livello di informazione. Poi dobbiamo aprire il capitolo delle concentrazioni editoriali e di tutto il resto, insomma, ci porta lontano. Io però volevo dire un'altra cosa, riallacciandomi a quella che ha detto il dottor Teresi poco fa. Cioè, la vicenda di Paolo Borsellino, se noi ci riflettiamo un momento, è... io ho detto poco prima che sembra scritto un commediografo greco. Non c'è stato solo l'episodio raccontato dal dottor Teresi di quel sabato mattina, il sabato 18 luglio. Cioè, lui qualche giorno prima si era chiamato il confessore in procura, si era confessato. La sera del sabato aveva salutato con un bacio sulla guancia il suo portiere di casa, Don Totò. Cioè, doveva... E allora sono cose che noi abbiamo messo insieme nel libro e che poi a distanza di anni ancora poi me lo sono riletto, lo stesso libro scritto io recentemente, e sono cose che ti restano, che ti segnano fortemente, cioè la consapevolezza del martirio, cioè la consapevolezza di andare incontro ad una morte certa, a me personalmente ha lasciato una grande lezione, e cioè di tutto quello che è stato scritto e detto da Paolo Borsellino, il puzzo di compromesso morale è il male italiano. Non è solo una frase di Paolo Borsellino, secondo me è il male di questi anni di questo paese. Grazie. Dottor Teresi, come possiamo oggi, dopo 25 anni, in questo momento in cui è necessario, da una parte dall'informazione che deve dare ruolo, conoscenza e competenza a ciò che voi fate come lavoro, ma quali sono, a suo parere, gli strumenti che un cittadino qualsiasi, non un cittadino attento o appassionato, come potrebbe essere quello in un luogo come questo, ma io voglio sempre pensare non a quelli che leggono libri, ma a quelli che non li leggono, perché non li leggono, perché non leggono i giornali. Cioè, questo scoramento di cui parliamo è quanto voi vi sentite calati in questo contesto, quali sono gli strumenti ancora oggi da chiedere, da avere, e come i cittadini in questo ruolo può anche essere parte attiva, ecco, non demandare troppo o solamente alla magistratura. Cioè, la magistratura in questi anni ha dovuto sopperire, se vogliamo, a una mancanza
di uno Stato che legiferasse in modo adeguato e che informasse anche adeguatamente i cittadini su ciò che era questo cammino, perché in verità oggi, al di là e non solo delle stragi, le verità mancate sono tante. Ma io questo non lo so, non sono un esperto di comunicazione. E posso solo dire che negli ultimi anni, e forse nella cultura occidentale moderna, nelle democrazie occidentali, e in particolare nel nostro paese, le vicende importanti vengono lette soltanto attraverso la lente giudiziaria. Manca una lettura alternativa degli storici, dei sociologi, su quegli stessi fatti che possono fornire una chiave di lettura diversa. Manca una intelligenza, al di là davvero di pochissime persone illuminate, ma manca la diffusione di un'idea, di una cultura alta che possa fornire una lettura diversa di certi fatti gravi, diversa rispetto a quella giudiziaria. Perché non è detto che sia l'unica o che sia quella unicamente giusta. Perché l'informazione giudiziaria è distorta. È distorta perché lo storico o il sociologo non sono legati agli stessi laccioli formali del problema della prova in giudizio. Cioè, il mio lavoro non è finalizzato a ricostruire fatti. Il mio lavoro è provare responsabilità di persone per certi fatti. Quindi per me la ricostruzione del fatto è strumento per arrivare al riferimento della persona che io assumo essere l'autore di quel fatto di reato. E tutto questo, siccome ha a che fare con diritti fondamentali importanti e tutelati giustamente come diritti fondamentali dalla Costituzione, come il diritto alla libertà, il diritto all'onore, il diritto alla parola, eccetera, eccetera, questa ricostruzione soffre di limiti molto rigorosi, che sono i limiti stessi della legge processuale, che sono i limiti stessi che vengono posti al giudice, che deve seguire certi criteri precisi per poter riconoscere una responsabilità penale di una persona e quindi in astratto privarlo della libertà personale. E invece ormai il mondo della comunicazione in qualche modo è distorto rispetto al messaggio giudiziario, è l'unica lente da cui guardiamo i fatti e non è giusto, non è giusto, è estremamente limitativo. Perché vedete, la società ha diritto di giudicare una persona o un fatto anche a prescindere dalla regola del codice di procedura penale. La responsabilità politica non può essere valutata con lo stesso rigore di quella penale. E allora, se l'unica lente di lettura è la lente giudiziaria, arriviamo al paradosso che una persona o è colpevole e va in galera o è del tutto innocente e quindi immacolata e non ci sono grigi. E invece non è così. Il mondo è pieno di grigi. Il mondo è fatto di grigi. Queste nostre storie sono figlie dei grigi del mondo. E allora voi dovete giudicare i politici non se sono condannati con sentenza passata in giudicata, ma per quello che hanno fatto,
per quello che dicono, per le leggi che propone e non per le prove al di là di ogni ragionevole dubbio. È la distorsione di una democrazia malata quella di avere soltanto la lettura giudiziaria. E quindi questo purtroppo temo che faccia assumere una grande responsabilità alla stampa, alla stampa libera. Ma esempi di stampa libera, ahimè, in questo momento, in questo paese, non dico questo momento, negli ultimi 50 anni in questo paese, ne abbiamo avuta veramente poche. Soltanto per fatto professionale. Per fatto professionale diamo subito la parola. Devi parlare, guarda, come se ti ficcassi in gelata, quindi fuori non ti senti. No, per quello che dice, condivido in pieno quello che ha detto Vittorio Seresi. Il punto è che bisogna interrogarsi anche su questo. Nel momento in cui si offre o dovremmo offrire all'opinione pubblica una lettura politica di fatti come questi che abbiamo raccontato, ma anche di tutte le inchieste che per esempio hanno riguardato il presidente Berlusconi, le commissioni parlamentari, sia stragi che antimafia, si sono ben guardate dall'aprire una sessione di lavori su questi temi. Commissioni parlamentari antimafia presiedute spesso da uomini della sinistra di questo paese. E nonostante le carte gli siano state mandate più volte sono arrivate le sollecitazioni, ma su questi temi un dibattito politico da 25 anni in questo paese non si è mai spesso. Vorremmo ridarti la parola perché ovviamente 25 anni sono tanti e non solo in quanto familiare, ma per una verità l'agenda non ritrovata, tutti gli interrogativi che ci sono dietro, vorrei un tuo pensiero, ne hai tanti, però 25 anni attesi, la mancanza di informazione o disinformazione nel frattempo è parallela, ecco, un pensiero libero da parte tua. Guarda, sì, 25 anni possono essere la metà di una vita di un uomo, sono state la metà della vita di Paolo, che ha potuto vivere solo 52 anni. Sono stati 25 anni in cui per me è iniziata una nuova vita, perché io da 25 anni combatto per la verità e per la giustizia. E se 25 anni possono essere anche tanti, se ti muore un fratello, tu dopo 25 anni di quel fratello che è stato anche se è stato ucciso, puoi avere un ricordo che 25 anni fanno il tempo ad addolcire e ricordi magari quel tuo fratello solo quando da ragazzi giocavate, studiavate insieme. 25 anni sono un periodo enorme, grande. Il ricordo si può addolcire dopo 25 anni, ma se invece tuo fratello è andato in guerra ed è stato ucciso, è andato in guerra a combattere un nemico, e se fosse stato il nemico a ucciderlo, dopo 25 anni io ricorderei quel mio fratello che è andato in guerra, e non ci dovrebbero essere le guerre, ma purtroppo ci sono, ed è quasi normale che vai in guerra e il nemico ti uccida. Ma se tu vai in guerra e invece ad ucciderti non è il nemico che ti sta di fronte, è il nemico che sei andato a combattere, ad ucciderti un fuoco che ti arriva dalle spalle, da chi avrebbe dovuto combattere insieme a te. Se tuo fratello è morto per questo, perché è andato in guerra a combattere il nemico e non è stato il nemico a ucciderlo, ma è stato quel pezzo di quello stesso Stato a cui lui aveva prestato giuramento, in cui fermamente credeva, allora 25 anni non bastano per fare risanare le ferite. Dopo 25 anni le ferite continuano a sanguinare, soprattutto se dopo 25 anni non hai avuto né verità né giustizia. È per questo che io ho tanto sbagliato nella mia vita, ho avuto momenti in cui, non sono stati momenti lunghissimi, periodi, 10 anni addirittura in cui non ho più parlato, ma oggi
dico, posso dire che combatterò fino all'ultimo giorno della mia vita perché per avere verità e giustizia, perché non è possibile che in questo nostro paese si vive in un paese che si dice democratico, in questa che chiamano Seconda Repubblica, e che questa Seconda Repubblica abbia le fondamenta intrise di sangue, perché su questo, sulle stragi del 92 e del 93, sulle trattative tra Stato e mafia, pezzi dello Stato e mafia, è fondato il sistema di potere che oggi governa il nostro paese. Ancora oggi le persone che sono il sistema di potere che c'è nel nostro paese è l'erede diretto di quelle trattative, perché non è una soltanto la trattativa, ma di quelle trattative che hanno portato alla morte di Paolo Borsellino. Di trattative ce n'è stata più di una. Di trattative nel nostro paese ce ne sono da Portella della Ginestra in poi, da sempre nel nostro paese ci sono state trattative tra Stato e mafia. Ma le ultime due, quelle che ci sono state prima con i vecchi referenti del potere, quelli che non avevano mantenuto le promesse e che per questo dovevano essere puniti, e poi con il nuovo sistema di potere, quel nuovo sistema di potere che stava per emergere, su questo è fondata la nostra Seconda Repubblica. E dagli accordi tra e dai ricatti incrociati, fondati forse sul contenuto di un'agenda rossa legati a queste trattative, il sistema di potere che oggi c'è nel nostro paese è quello, e forse sono proprio i ricatti incrociati che legano quello che oggi succede nel nostro paese. Forse le trattative continuano anche se hanno un nome diverso, forse le trattative oggi si chiamano Patto del Nazareno o hanno qualche nome simile. Questo è quello che succede nel nostro paese. Quindi come posso fermare la mia lotta, come posso fermare il mio gridare verità e giustizia? Non potrò fermarlo, e sono sicuro che gli anni che ancora mi restano da vivere non mi basteranno per avere né verità né giustizia. È per questo che io oggi ho rinunziato a parlare con gli adulti, a fare incontri con gli adulti, e faccio incontri semplicemente con i giovani, perché è come se facessi un investimento a lunga scadenza. Io ho fatta mia quella che era la speranza di Paolo, che nell'ultimo giorno della sua vita scriveva che era ottimista e che l'ottimismo era fondato sui giovani. Io ho fatto mia questa speranza di Paolo, e oggi è per questo che combatto, perché si possa avverare il sogno di Paolo, perché questi giovani un giorno riescano a cambiare il nostro paese, altrimenti non potrei vivere. Conosco che cosa significa perdere la speranza, per 10 anni non ho parlato quando avevo perso la speranza, e non potrei più sopportare un periodo come quello. L'ho superato, l'ho dovuto superare andando a fare a piedi il Cammino di Santiago e camminando idealmente almeno mio fratello. Mi ero fatto fare per Paolo anche le credenziali per poter fare quel cammino. Non li fanno di solito per i morti, però per Paolo l'avevano fatto. Io ricordo ancora quegli ospitaleros lungo il cammino che, vedendo quel nome Paolo Borsellino sulle credenziali, scoppiavano addirittura a piangere, ed erano giovani, non erano neanche italiani. E poi ancora un'altra volta, in un momento in cui avevo bisogno di ritrovare me stesso, ho fatto la via Francigena cercando ancora di poter acquistare quella forza per poter cominciare per poter continuare a combattere. È per questo che oggi stiamo facendo quella staffetta lungo tutta l'Italia, per riportare alla memoria della gente questa agenda rossa di cui tanti non conoscono. Non siamo a livello di Milo Fede, che un giorno quel suo pseudo telegiornale disse l'agenda rossa comunista, scambiando l'agenda rossa per il libretto di Mao, però tanti purtroppo oggi non conoscono l'agenda rossa, sentono parlare di questa agenda rossa e non sanno che cosa sia. E con questa staffetta che noi facciamo lungo l'Italia, io sto cercando di riportare alla memoria. Questo è oggi il mio compito, il compito di quelli che combattono insieme nel mio movimento, tenere viva la memoria, non il ricordo è un'altra cosa. Per la memoria si lotta, per la memoria si combatte, è per questo che io ho voluto fare questa manifestazione, questa staffetta, perché la bicicletta che poi Paolo tanto amava
nell'ultimo giorno della sua vita, prima di andare al suo appuntamento con la morte, vide l'ultima, vide la tappa del Giro di Francia che c'era quel giorno. E io ho voluto fare questa cosa con le biciclette perché la bicicletta è fatica, la bicicletta è impegno, si pedala anche quando c'è la neve, anche quando c'è freddo. E questi ragazzi, questi tre ragazzi che stanno portando lungo tutto l'Italia simbolicamente questa agenda ritrovata, sono la metafora di questa lotta per la verità e per la giustizia che io e tutti quelli che lottano insieme a me nel mio movimento continuiamo a combattere. Per me non, gli anniversari non sono la spettacolarizzazione del dolore come purtroppo è stato fatto il 23 maggio. Il 23 maggio io non sono riuscito a vedere quella trasmissione. Ero nell'altra stanza, sono andato soltanto che non ho parlato Fiammetta che finalmente ha deciso di cominciare a parlare. Io sono felice di questo, perché se cominciassero a parlare i figli di Paolo io potrei anche smettere la mia lotta. Io invece per ora, fino a quando sarò vivo, è necessario che io continui a lottare per la verità, per la memoria, per la giustizia. Io rispetto le scelte dei figli di Paolo, sono quelli che hanno sofferto di più perché non hanno sofferto soltanto dopo, lo hanno sofferto anche prima, hanno vissuto giorno per giorno, quei giorni in cui Paolo diceva devo fare in fretta, hanno vissuto giorno per giorno, quei giorni in cui Paolo non faceva più le carezze ai propri figli, non faceva più le coccole a Fiammetta perché disse a mia madre, così quando mi uccideranno, non se mi uccideranno, i miei figli potranno soffrire di meno per il fatto che io non ci sia più. Questo era Paolo. Sembra quello che può pensare un pazzo, non negarsi e negare le proprie carezze ai propri figli per farli soffrire di meno quando sarebbe morto. Invece credo che erano l'espressione dell'amore di Paolo, dell'amore immenso di un padre che ogni mattina usciva da casa, vedeva i suoi figli che ancora dormivano, perché Paolo usciva presto la mattina e non sapeva se quel giorno sarebbe tornato a casa e li avrebbe magari, come succedeva, trovati ancora addormentati, o sarebbe stato proprio quello che il giorno in cui l'avrebbero ucciso, come è successo il 19 luglio, in cui poi i figli di Paolo erano così forti proprio perché avevano dentro l'amore di Paolo. Lucia andò a pulire con un fazzoletto il viso di Paolo, che volle assolutamente raggiungere, si liberò da chi voleva fermarlo, non voleva far arrivare fino a Paolo, gli pulì il viso annerito dal fumo con un fazzoletto che ancora conserva e dice di aver trovato sotto i baffi anneriti di Paolo, di aver trovato il suo sorriso. Io non so se veramente sia così, ma forse è Paolo che è riuscito a fargli vedere quel sorriso. Ci avviamo alla conclusione, perché vorrei trattenerli molto ancora di più, ma non li posso trattenere per stanchezza. Grazie Salvatore per le tue parole sempre commoventi che ci fanno commuovere. Io ho un percorso privilegiato perché qui tu sei a casa tua e mi pregi attraverso le tue parole di farmi commuovere ogni qualvolta. La nostra amicizia è forte, è nata spontaneamente. Quando mi sono rivolto a te la prima volta, il dottor Borsellino ha detto mi chiamo Salvatore, quindi queste sono cose che non dimentichi. Dottor Teresi, l'ultima domanda. Io ho letto e riletto questo libro, però più lo leggo e lo rileggo e da cittadino normale, le dicevo poco fa, come ho visto il dottor Giotto l'anno scorso, me lo fa il magistrato, poi ho fatto altro. E sì, ma proprio di tanti, quindi diciamo anche altri magistrati hanno detto questa cosa. Però la cosa che mi fa arrabbiare, quindi lei può anche non rispondere, ma nel libro io ho sottolineato con il mio maritone rosso e blu che usavo all'università. Voleva fare anche il maestro. Sì, no, sottolineo come cose importanti, quando lo studio sottolineo le cose importanti.
ma a pagina 9 c'è chi, il Giuda, e io non so se corrisponde nella stessa nuova edizione, ma c'è il Giuda che confessa di avere consegnato questa borsa vuota, piena, prima, dopo, che è disposto a portarmi se può, ma voglio dire, ecco, siamo molto arrabbiati ancora per questa verità. Non è quello il Giuda, no, lo so, ma lo so, quello è quello che ha dato a me del Caino, è un'altra storia, ma in verità di Giuda probabilmente c'è più o meno per una mia chiave di lettura, cioè il Giuda è quello con lui che decanta verità assolute e dice io ho fatto questo, io ho fatto quello, ma in verità poi sono smentite, quindi... Ma io... posso dire, costui graduato, ufficiale dell'Arma dei Carabinieri ha dichiarato al Procuratore della Repubblica che sì, ha preso quella borsa, anche perché non poteva negarlo, in quanto era stato è inchiodato da un frame di un filmato anche da una foto. E da una foto, e poi non sapendo che dire, disse, cioè, ma però non mi ricordo, l'ho consegnato forse al dottor Teresio o al dottor Ayala. Ora, naturalmente il Procuratore della Repubblica che è stato istituito ha ricevuto questa testimonianza, mi chiama per dare conto a ragione di questa vicenda. E io dimostrai, per fortuna con un testimone, che era l'uomo che mi faceva la tutela all'epoca, che io arrivai in Via D'Amelio molto più tardi, perché io mi trovavo a Terrazzini in villeggiatura, seppi della strage dal televisore, e quindi chiamai, non mi sentivo di guidare fino a Palermo da solo, chiamai quest'uomo che venne con l'auto blindata, mi venne a prendere e andammo lì. Calcolando i tempi, non penso di essere arrivato prima del 18, 18 e 30. E anche se il corpo di Paolo era ancora lì coperto con lenzuolo e altri corpi erano ancora lì, però certamente borse e agende nessuno me ne diede, perché se me l'avesse data oggi non saremmo qua da sicuro, perché non l'avrei consegnata ai vari da Barbera e non l'avrei consegnata ad altri se non lui personalmente che si deve occupare della cosa, ma lasciamo stare. Grazie, ascoltando con le sue parole. Io, ripeto, li vorrei trattenere, ma credo che siete un po' stanchi. E ricordo ovviamente, come diceva Salvatore, la ciclostaffetta che per i 25 anni con Correggio Se Dico delle Eresie fa 25 tappe in Italia. Da Milano arriva a Palermo e noi la raggiungeremo nell'ultimo tratto. Io sono un ciclista, quindi pedalerò, cercherò di stare dietro a Salvatore se ci riesco, visto che oltre a un buon camminatore è un ottimo pedalatore, quindi vedremo se ce la faremo, quelli che ci siamo organizzati. E ringrazio in particolar modo anche Luigi Lombardo, che quest'anno aggiungeremo la maglietta della Polizia di Stato, dal sindacato di polizia, che come vedete la mia vetrina è fatta di magliette dalla Scorta Civica per Di Matteo, e quindi l'anno scorso non me l'ha fatta avere, quest'anno è rinnovo per farmela avere, quindi la metteremo in vetrina accanto a quelle di Matteo e delle agende rosse. E le agende rosse in questa ciclostaffetta arriveranno a Palermo per l'agenda ritrovata, e quindi ci ritroveremo il 18 luglio, la maglietta ovviamente 25 anni alla ricerca della verità, questo è quello che non è un numero di un giocatore di calcio, ovviamente, per chi qualcuno la sa, potrebbe anche intervenire. Io ho scritto la bicedettata. Hai scritto la bicedettata, ce la vuoi anche? Ora? Sì, perché? Ma era la sorpresa, volevo fare un ulteriore saluto a Salvatore, che in quanto presidente della
motostaffetta. Stavolta mi volevo dare anche la parola, così qui ci puoi dare qualche dettaglio. Sì, andiamo via. E due parole solo alla motostaffetta che seguirà la ciclostaffetta, e poi salutiamo tutti, che il dottor Teresa l'abbiamo sequestrata la stanza. Grazie intanto per l'invito e per la parola che mi state permettendo di sono Salvo Muratore, presidente dell'associazione Motostaffette Sicilia, da 25 anni nell'esercito, quindi mi sono trovato, ahimè, anche a vivere sulla mia pelle, insomma, queste circostanze con l'operazione Vespri Siciliani, con l'operazione Strade Sicure, Domino. Dottore sicuramente è al corrente di tutto questo di cui parliamo. Niente, siamo stati tra virgolette invitati dall'ingegner Pirera, che aveva preso contatti con la professoressa. È stata una cosa che abbiamo accolto subito a braccia aperte, sia per una questione morale, per la posizione appunto di cui parlavo, che mi trovo a ricoprire, e sia per una passione che comunque abbiamo, insomma, operando in questa no profit che abbiamo creato, fornendo sicurezza stradale statica in tanti eventi anche istituzionali. E mettendo questo in prima linea perché ritengo appunto sia un importantissimo evento. Niente, grazie ancora. Grazie a tutti, grazie a tutti.